Dal Veneto? Vabbè, il Veneto è proprio sotto gelo, minime montagne, sotto la media stagionale di 7 gradi, con punte a Passo Cima Banche, meno 21 gradi, meno 20 gradi a Pian di Marzesina, meno 14 gradi ad Asiago, a Rabba e Sappada e meno 12 gradi a Cortina. A Belluno si va in pantaloncini corti perché si è appena meno 6. Allora, spruzzata di neve questo pomeriggio a Trieste, immediatamente centinaia di telefonate sono giunte al centralino della Polizia Municipale, soprattutto da parte di persone anziane che chiedono informazioni su come comportarsi. In città, a Trieste, è stato distribuito agli appositi punti fino a 5 kg di sale industriale a testa, dotazioni che sono andate subito esaurite. Il Comune di Gorizia invece ha predisposto un piano di pronto intervento, vedete intanto queste immagini ovviamente di repertorio, si riferiscono a Pordenone, all'ultima nevicata, dicevo, per l'emergenza neve, per prevenire e intervenire in caso di nevicate, gelate con tutti i mezzi e tutto il personale disponibile, così pure a Pordenone e comunque in tutto il Friuli, Venezia Giulia nel Veneto. E allora attenzione, perché dalle prossime ore sino a mattina inoltrata sulla nostra regione sono previste nevicate, mentre sulla costa saranno inizialmente probabili piogge o pioggia mista a neve, e questo rende noto la protezione civile. Nelle notti al mattino, di domani, le nevicate saranno più diffuse, in genere moderate in montagna, più abbondanti su pianura e costa, specie sulla bassa pianura in provincia di Trieste. Soffierà buona moderata in pianura. Ma per avere queste conferme, dobbiamo, per forza di cose, affidarci ai tecnici ufficiali, in questo caso l'Osservatorio Meteorologico Friuli Venezia Giulia, ARPA, con un amico tecnico, tra l'altro, uno dei tecnici, Sergio Nordio. Le ultimissime, allora. Buona serata a tutti, le previsioni sono queste che avete sentito, sta in questo momento nevicando in maniera debole anche sulla pianura intorno a Udine, pian piano le nevicate si estenderanno dalla bassa, dal mare, verso gran parte della regione. Questo fronte passerà nella notte, ma si forma una depressione, quindi ci sono due cose, due elementi, il fronte freddo e la depressione sull'alto Adriatico che si forma appunto domani mattina. Pertanto avremo nevicate più abbondanti sulla provincia di Trieste, ma anche sulla bassa pianura, anche in provincia di Pordenone probabilmente saranno nevicate più abbondanti rispetto alle altre zone della pianura. In montagna anche neve prevista dappertutto, un po' di più probabilmente sul Tarvisiano. Il tutto avanti per domani mattina, tende ad attenuarsi in giornata, probabilmente le prime zone a tornare a vedere le schiarite saranno le zone più a nord della Carnia e poi le schiarite si estenderanno su tutta la regione, quindi domenica avremo bel tempo sereno dappertutto, torna il sole, resta freddo, domani soffia anche bora forte sulla costa con raffiche intorno ai 100-120 km orari, resta freddo domenica, il vento si attenua, ma ci sarà la diciamo probabile formazione di ghiaccio, soprattutto appunto dove ci sarà parecchia neve al suolo. Resta freddo anche inizio della prossima settimana, quindi l'inverno va avanti, temperature sotto zero di notte e di pochi gradi sopra durante il giorno. Sergio Nordio, prima abbiamo dato no, notizie frammentarie ovviamente.